Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi altro story time, ma vi beccate un video haul. Ad Alghero ho fatto qualche acquisto, quindi vada di video haul. Non è che mi mancano gli argomenti per fare lo story time, se sentite macchine e moto, perché comunque abito vicino a una strada molto trafficata, quindi fa caldo, qua non c'è il condizionatore, ovviamente ti passano sempre davanti le moto più rumorose del sistema solare quando stai girando, ma è normale amministrazione, non perdiamo tempo. E c'è lo shopping intimo di Fralù. Fralù è un negozio che c'è qua ad Alghero a Sassari e vende sostanzialmente biancheria intima, cose per la casa, costumi e via discorrendo. Cominciamo subito, sì, mi sono data all'acquisto intimo. Allora, sì, no, adesso vedete tutti questi reggiseni da vecchia o quant'altro, ma sono quelli che io metto nella vita di tutti i giorni. Non è che io tutti i giorni mi vesto sempre con pizze e quant'altro. Ecco, questo è un reggiseno blue jeans e andale, insomma, cioè per la vita di tutti i giorni direi che va benissimo. Poi, adesso io sto pescando a caso, mutande sempre dell'altra cotonella e ho preso, appunto c'era la confezione da due, io adoro indossare queste mutande, nel senso che appunto c'è il pacco da due, da tre a prezzo conveniente. Eccole qua, allora sono blu notte, c'è pure la lila. Il listino lì, quel che è il decoro con lo strass, con l'urex e questa mutanda rosa da abbinare all'altro reggiseno. Cioè adesso li ho presi tutti abbinati, però appunto stanno nella busta, li sto pescando a caso. Altra cotonella ancora, i mini slip. Questi sono sempre dentro due nella confezione. E eccolo qua, questa mutanda a cuori da abbinare al reggiseno blu. E invece questa bianca con i cuori rossi. Sì, adoro i cuori. Per chi non l'ha capito, adoro i cuoricini. Sì. Un'altra confezione di mini slip della cotonella a pois e con i cuoricini, però nere a sto giro. Eccole qua. Adesso sono tentata di andare a comprarmene altre. Non lo so, ma perché devo fare. Perché devo. Ecco qua, queste sono le. Ma perché devo fare un po' di decluttering? Quindi voglio sostituirle. Poi costano poco, durano una vita e quindi. Olè. Ancora. Ah no, questo è il brasiliano. Però queste sono, quant'è che sono dentro? Tre addirittura. Allora, a righe. Infatti mi sembrava strano di non aver preso le brasiliane, che mi sto scimmiando con le mutande molto sgambate, non che prima non lo fossi, ma adesso ancora di più. Queste a righe. Poi queste con i cuoricini sul fondo grigio melange. E poi queste con i cuoricini un'altra volta. No, le altre brasiliane, adesso che ci penso, non mi piaceva la cucitura, quindi le ho prese. Ecco l'altro reggiseno rosa da abbinare a queste mutande. Vedete, ho fatto il completo. Io avendo il seno rifatto, non ho bisogno di push-up, di reggiseni imbottiti o quant'altro. Quindi questi vanno più che bene. Cos'è che ho raccattato su ancora? Ah, il reggiseno nero. Questo è nero, che ce l'ho già, ma lo devo sostituire a qualcuno vecchio. E via. Basta? No, questa è la bottiglietta della Smeraldina da 0,25. Me la porto su perché è pucciosa. Ma questa è una cosa a parte. E poi manca questo pigiama. Ecco, mi sono presa il pigiama col micino. Cos'è che sento qualcosa di metallico dentro? Cos'è? Cos'è sta roba?
sono le graffettine, vabbè, le posso riciclare. Eccolo qua. Allora, questo è della Love & Bra e ho preso il pigiamino con la t-shirt a gatto e gli shorts a pois, pure con le nappine. Ho dovuto prendere la taglia M. Per le mutande ho la taglia quarta, ma lo sapete bene che sono formosa, quindi vada di quarta. Metto via, che poi mi devo anche spedire la roba perché devo farmi il pacco. Ogni santa volta mi viene l'accidenti perché devo spedire dei pacchi e mi viene l'ansia, ragazzi, mi viene veramente l'ansia perché le poste di Alghero sono sempre gremite e addirittura c'è pure la fila fuori prima che apra e mamma mia, tutte le volte che devo spedire i pacchi qua mi viene l'ansia, meno male lo devo fare una volta l'anno e tanti saluti. Bene, io spero di avervi tenuto compagnia con questo haul intimo perché sì, ho acquistato indumenti intimi. Più che altro slip brasiliane. Magari ripasso di nuovo da Fralù, adesso non lo so, devo vedere. E spero di avervi tenuto compagnia. Ci vediamo al prossimo video.